Salve a tutti e benvenuti sul mio canale per una puntata speciale di Top 5 Cartoons. Anche quest'anno è passato ed è il momento di tirare le somme con i migliori e peggiori cartoni dell'anno passato. Oggi tocca ai peggiori e la prossima volta ai migliori. Direi non perdere tempo e cominciare a parlare chi c'è alla posizione 5, ovvero lo show di Patrick Stella. Cominciamo da qualcosa di semplice. Il 2021 è stato l'anno degli spin-off su SpongeBob. Tra Camp Coral e lo show di Patrick Stella è stata dura decidere chi fosse il peggiore, e la scelta è ricaduta sul secondo. Più lo guardavo e più sembrava la coppia sputata di Uncle Grandpa, vista l'irrazionalità del contesto in generale, tralasciando qualche buco di trama rendendo il cartone difficilmente collocabile nella timeline della serie principale, e qui ci riallacciamo alla teoria del multiverso. Il problema è che nonostante l'ottimo potenziale e che Patrick stranamente sembra più arguto del solito, i comprimari non convincono affatto e le gag cadono dal già visto al disgustoso. L'animazione forse è l'unica cosa che si salva, anche perché è uguale a quella che viene applicata nelle ultime stagioni di SpongeBob, che sinceramente mi piace, anche se i fan sfegatati non tanto. Molti se lo sono chiesto, ma che cappero è Squiddina? Ecco, è un personaggio che apparì in uno speciale di SpongeBob, però non venne mai accennato che fosse una parente acquisita di Patrick. Ho paura che anche le prossime produzioni che faranno avranno un esito non molto felice. A numero 4, High Guardian Spice. Da quel momento in poi mi feci come nemico giurato Crunchyroll per aver permesso la creazione di questo scempio che offende il genere fantasy. Vado oltre il fatto che ha avuto una produzione travagliata, vado oltre le polemiche ricevute solo per il fatto che la produzione è stata fatta esclusivamente da animatori e sceneggiatori donne, vado oltre le controversie legate ai personaggi LGBTQIA+. No, io sono polemico su questo cartone perché i personaggi sono troppo stereotipati, i dialoghi sono veramente squallidi, dell'animazione non ne parliamo proprio visti i tanti errori che ci sono, doppiatori che non doppiano e l'originalità scarseggia perché è un po' Sailor Moon, un po' Harry Potter, un po' di Hall House e un po' una porta socchiusa ai confini del sole. Forse il mio giudizio è un po' esagerato, però la visione del primo episodio ha sbattuto la testa sulla scrivania. A numero 3, The Prince. Qui c'è poco da dire su una serie che prende spunto da altre produzioni per farci qualcosa. La serie dovrebbe fare satira sulla famiglia reale del Regno Unito nel periodo post-morte del principe Filippo, ma lo fa in maniera così squallida e grossolana che sembra di vedere le nuove stagioni di Griffin. Il che è fattibile visto che l'ideatore Gary Giannetti è anche produttore esecutivo della serie di McFarlane. Perché dire che The Prince è una copia sputata di Griffin? Per colpa del protagonista. Il piccolo George è come Stewie Griffin, ma con la testa delle dimensioni accettabili. Forse qualche risata vi potrà scappare, ma fare una serie su una famiglia reale già ironizzata sui social non porta niente di originale. A numero 2, Santa Inc. Visto che Natale è alle porte, fatemi questo regalo. Non guardatelo! Si sa, Seth Rogen fa sempre quello che cacchio gli pare, che si tratti di produrre film o serie TV. E se nel 2016 sconcertò un po' tutti con Soldier Party, qui finiamo in un baratro di orrore senza fondo. Sebbene la trama potrebbe essere accettabile, tutto il resto no. Stesse battute che abbiamo sentito in altre 40.000 serie animate per adulti, stesso tentativo di essere spigoloso con parolacce, stesso tentativo fallito di distinguersi con uno stile animato. Sono un amante della stop motion, ma qui viene usato in modo pigro e scadente. E lo stesso messaggio hollywoodiano predicatorio. E i personaggi sono tutti picchiabilissimi dal primo all'ultimo. Ci può stare che uno disprezzi un personaggio, ma non mi è mai capitato di vedere un cartone dove ho odiato ogni singolo personaggio, e questo non va bene. Tanto vai a vedersi Santa Claus Conquest the Martians. E alla numero 1, The Red Ape Family. Qui bariamo un po' perché è una webserie, ma ad oggi le webserie possono competere con altre produzioni se fatte bene. Qui no! Qui tutto è sbagliato! Non me ne frega niente se è la prima serie animata che usa personaggi NFT, che ancora devo capirci qualcosa su cosa siano. Qui la trama fa schifo, se qualcuno ha capito il senso logico del primo episodio me lo scriva, grazie, che ancora non ho capito niente. Le battute sono orribili, i doppiatori fanno pena e poi l'animazione. L'animazione, dai, non puoi aver speso così tanti soldi e il risultato finale è questo, non è possibile! Basta, mi arrendo, non posso più continuare ad insultarlo e mi fermo qui dicendo che abbiamo toccato il punto più basso della storia dell'animazione oggi. E spero ovviamente di non sbagliarmi. Dunque, è piaciuta questa mini top? Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati. Al mio prossimo video, ciao!